Mi trovo a Bottega nel comune di Vallefoglia, per la precisione sono all'interno del Palafoglia Sesto Onde Day di Bottega. Ebbene sì, è partita la 43esima edizione della mostra del libro dei ragazzi. Siamo arrivati alla 43esima mostra, riparte dopo 2 anni di stop e ricordiamo che sarà attiva fino al 14 di maggio prossimo. Io ho inaugurato 43 anni fa questa mostra, che è una ragazza poco più quarantenne e ritorna dopo 2 anni di Covid ed è veramente una, diciamo, mostra davvero straordinaria, perché nel frattempo è cresciuta, credo che sia l'unica nella provincia di Pesaurbino, forse tra le poche se non l'unica nelle Marche e una delle più importanti nel centro Italia, parafrasando con la mostra del libro di Torino. È una mostra che è cresciuta di qualità, di quantità e di interesse. Come sempre la mattina faranno visita alle scuole, le classi del nostro territorio, verranno a visitare i numerosi esposizioni, laboratori che ci sono. Il pomeriggio è ingresso libero e ci saranno tutti i giorni un laboratorio con diverse persone, diverse associazioni che organizzano queste iniziative. Siamo voluti ripartire proprio infatti da dove ci eravamo lasciati a marzo 2020, quando a causa del lockdown abbiamo dovuto interrompere i preparativi per la mostra che era già avviata, e il tema appunto era il centenario di Gianni Rodari e abbiamo voluto pertanto intitolarla proprio fantasticamente 100 più 2 anni di Rodari, proprio per significare anche questi 2 anni di stop e di chiusura. Abbiamo corso contro il tempo perché la decisione di svolgere questa edizione è stata presa un po' all'ultimo a causa delle restrizioni che sono state imposte, e nel momento in cui l'amministrazione ci ha proposto di realizzare questa mostra in breve tempo non abbiamo esitato, abbiamo comunque detto subito di sì. Noi siamo soddisfatti del nostro lavoro, ci aspetta una settimana piena di laboratori, attività con i bambini, la mostra dedicata a Gianni Rodari, quindi un'istituzione, il centenario che ricorreva nel 2020, non potevamo sottovalutarlo e quindi l'abbiamo riproposto, 100 più 2. E non a caso abbiamo voluto evidenziare questi 2 anni di stop proprio dal titolo. Il titolo fantasticamente, perché abbiamo comunque voluto riprendere la tematica della fantasia che è tanto declinata, insomma, in tutte le teorie di Gianni Rodari.